ormai dovremmo essere in prossimità dello striscione, del triangolo rosso, dell'ultimo chilometro con il quartetto, ricordiamo il colombiano Meia, Rox, l'olandese, lo spagnolo Indurain e Gianni Bugno, che stanno pedalando verso il titolo iridato. Una volata difficilissima anche perché il rettilineo è abbastanza lungo, sono 500 metri di rettilineo, non 300 come era stato indicato, però la prima parte è molto stretta, la prima parte della sede stradale è molto stretta. Sì, è una volata un po' a sorpresa, bisogna stare molto attenti perché l'ultimo tratto tende a stringere, perché anche il pubblico e le boss che ci sono nasconde leggermente con le piante il traguardo, la striscia del traguardo. Uno crede di essere più vicino e può sempre essere ingannato. Stanno passando all'ultimo chilometro in questo momento e attacca il colombiano addirittura. Il colombiano con Bugno alle spalle, Bugno dietro a Meia, e questa potrebbe essere una soluzione favorevole a Bugno perché si vede lanciata la volata da Meia, Bugno alle spalle di Meia, viene però Indurain e poi Rox, vedremo chi dovrà condurre per primo. E Bugno che parte lunghissimo. Bugno tenta di partire lunghissimo, poi si rialza sui pedali, tenta di far passare ovviamente Indurain, vedremo l'ultima curva e poi il rettilineo, 500 metri soltanto alla conclusione, il colombiano Meia che parte a sorpresa, Bugno alle sue spalle, Indurain dietro e Rox ancora il colombiano, eccoli qua, rettilineo d'arrivo, ormai 400 metri alla conclusione del mondiale di questo titolo iridato sul circuito di Stoccarda, Meia davanti, Bugno ancora, controlla. Bugno controlla ed è in seconda posizione, deve stare attento ad Indurain e Rox, Indurain ora che tenta di lanciare lo sprint, Rox dalla parte, dall'ultima posizione, Bugno parte per primo, Indurain, Bugno, vedremo come andrà a finire, Bugno, Indurain e Gianni Bugno davanti, vediamo se riesce a forzare ancora, sta uscendo molto forte Rox, Gianni Bugno, vince Bugno, forse c'è stata Bugno una grande vittoria oppure Loreto? Io penso che l'alzata di mano, la gioia di Bugno sia stata, abbia capito per la vittoria, no? È rinvenuto fortemente e probabilmente ha vinto, bisogna vedere il foto finish. E allora, secondo la mia visione, attenzione, guadagniamo il foto finish, rivediamo il foto finish, la giuria dà la vittoria di Bugno, noi siamo in una posizione estremamente difficile, non abbiamo potuto verificare molto bene, Gianni Bugno davanti, Gianni Bugno viene indicato come campione del mondo, speriamo effettivamente sia così. Ecco, rivediamo la volata, rivediamola con calma, Loreto, rivediamola sul monitor di servizio, Gianni Bugno davanti, Rox rinviene molto forte, Bugno ancora davanti, vediamo quanto manca, leva le mani al cielo ed è Bugno, sì, Bugno davanti a Rox, per una gomma, Bugno per una gomma, come dice Loreto Petrucci, però Gianni Bugno è campione del mondo e quindi a questo punto credo che ci sia una grossissima soddisfazione in tutto il clan azzurro, nei moltissimi italiani, ricordiamo che Stoccarda è la città che ha la più alta densità di italiani, sono spuntati i tricolori, stanno spuntando i tricolori un po' dappertutto lungo il vialone d'arrivo, c'è grande entusiasmo, sì, la vittoria è netta Loreto, netta, forse ci siamo lasciati tradire un pochino dall'emozione entrambi, comunque grande vittoria di Gianni Bugno al secondo posto, l'olandese Rox al terzo posto, Miguel Indurain.